spaghetto extraterrestriale. Masterchef All Stars. Togliti il grembiule. 100.000 euro. Masterchef! Mi piace il fatto che ci sia l'acido, il dolce. Dovrebbe essere un po' più liquido, ma è buono. È un mappasso. Devo andare all'ospedale, se no muoio. Ora io assaggio, so che muoro. Sai che pistacchio non va mai com'era? Stai deludendo, Maria Vittoria, stai deludendo! Hai completamente canato del grembiule, il vincitore di questo programma. Un lessico ormai universale, il migliore tra i migliori, la sfida delle sfide. Il meglio del meglio. Ora va, ora spacca. Ah! Sono arrivato a un livello oltre. Noi donne non siamo catalogabili. Erika! La cosa che mi mancava di più è l'odore di questo posto. Bisogni intimi delle persone. Che pensi che siano tutti amici, poi alla fine non sono amici. La tua avventura Masterchef è finita. Ho fatto così. Non mi piace fare strategie, però a qualcuno inevitabilmente gli dovrò mettere i bastoni tra le ruote. Alida, non è detto che io ti abbia voluto fare un dispetto. No, infatti, ma a me va bene. È figo. Ve lo consiglio. Allo scadere dei 45 minuti ve ne ritornerete. Un piatto con 42 ingredienti. Pochissimi ingredienti, però dal successo assicurato. Un riso con frutti di mare. Diciamo in tutto 28 ingredienti vorrei metterci dentro. Un piatto semplice. Stavolta sono qui per divertirmi. Non è vero, sono qua per vincere. Un burro a lemongrass. Il mio piatto praticamente è un risotto, infatti sono re dei risotti. No, c***o. Ma è un antipasto o un dolce? È un dolce. Se le sembra un antipasto, comunque, non è neanche sbagliato. Perché io gioco anche molto con l'inganno. Alberto, non fare il paraculo con me. No, ma che paraculo. Alberto, tappatela ogni tanto la bocca. Ha vinto una battaglia, ma non la guerra. Ma noi oggi cuciniamo. Oggi saremo amici, dai. Col cazzo. Qui dentro, cioè dentro questo tortello, ci sono io. È sempre dietro l'angolo la disgrazia. Danny, se te mi falli, io non so come fare. Mi fa incazzare, Danny, perché... Però mancano 3 minuti. Mi dispiace, ti incazzi, hai ragione. Però mi serve il crumble. Non posso, cioè, devo buttare le chitarrine. Mi dà fastidio, allora sbotto. Io ho fame. Anch'io. Apice del concetto di Masterchef. Questo piatto per me apre le porte di paradiso. Questo piatto qua c'ha i suoi tifosi. Non è per tutti. Perché... Come il Napoli. Ma il Napoli è per tutti. Questa ragazza è il doc milanese, faceva delle insalatine. Adesso ti sei messa anche a cucinare. Mi sembra un mostro. C'è una concentrazione di sapori molto forte. Sai cosa? Alla fine ti rimane un po' la bocca amara. Il tuo bocca troppo... sempre rimane qualcosa, mia è sempre stesso. Che c***o tu devi fare? No, cerco di analizzare le cose che... La tua bocca è un altro paese dentro tua bocca. No, cerco di analizzare le cose... Perché hai tutte queste sensazioni che io non ho, Bruno? Antonino perché non tu, l'ha assaggiato tutti ancora. Tu. Non mi fare arrabbiare a Bruno, eh? Sai già. Parla sempre della sua bocca come un altro paese. Croccantezza. Brutta faccia che fai? È tanta roba, raga. Wow. Ha preso un piatto e poi dentro ci ha messo una cocotte con dentro della roba. Alida fa delle cose... boh. C'ha una triglia e tutta la dispensa, capito? Lui è classico, lui fa così. Sì. Ho fatto spesa a casa, un po' di qua, un po' di là, e su tanto, come dire, paga Bastianich. Una spuma di pasta al burro. La sensazione in bocca è quella di tornare bambino. Spuma, sento tantissimo il parmigiano. Se prova queste cose per me è molto bella, mi ha fatto emozionare, commuovere. Che ingenui. Qualcuno contro me lo son messo stavolta.